Up and Bless, ragazzi, ben ritrovati ad un altro mio video. Torna la Champions League, semifinale di Champions, martedì 30 aprile, Tottenham Ajax, ore 21, e poi mercoledì 1 maggio, sempre alle ore 21, Barcellona Liverpool. Prima di iniziare, come sempre ragazzi, se siete nuovi alla visione di questo mio video, mi raccomando, iscrivetevi qui sotto al mio canale, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, attivate la campanella, quella delle notifiche, cercate di guardare il video fino alla fine, vi lascio come sempre qui sotto i link delle mie pagine social, Twitter, Instagram e Telegram. Lasciatemi un bel commento, io risponderò come sempre a tutti voi. Vi lascio le schede, ci si vede più tardi. Big up and bless. Iniziamo subito da Tottenham Ajax di martedì, ore 21, prima semifinale. Tottenham schierato col 3-4-3. In porta Lloris, in difesa Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, a centrocampo, sulla sinistra Rose, coppia centrale di centrocampo Wanyama, Eriksen, sulla destra Trippier, in avanti Lucas, Llorente, Dele Alli. Per quanto riguarda l'Ajax, in porta Onana, un 4-3-3 ormai classico, quello degli olandesi, in difesa Tagliafico sulla sinistra, sulla destra Veltman, coppia centrale Blind, De Ligt. A centrocampo Schöne, De Jong, Van de Beek, in avanti Tadic, Neres e Ziyech. La partita è stata piuttosto equilibrata, alla fine l'Ajax la porta a casa, partita che finisce 0-1 per gli olandesi, statistiche molto simili, possesso palla più o meno lo stesso, 49% del Tottenham, 51% degli olandesi, 12 tiri per i padroni di casa, solo uno in porta, contro i 10 degli ospiti, 2 nello specchio di porta. Ajax quest'oggi molto diverso dal solito. Mi è sembrato di vedere gli olandesi quest'oggi un pochino più contratti. Non è stato il solito Ajax fantasioso dalle mille risorse offensive. Il Tottenham si è dimostrato pericoloso, specialmente sui calci piazzati. Olandesi quest'oggi che badano al sodo. Un Ajax molto più concreto. Strappa questo 0-1 importante, un gol in trasferta che li porta in vantaggio. Tottenham comunque che gioca bene, vedremo nella partita di ritorno se le due squadre si affronteranno in modo diverso, un po' più aperte. Al 15° minuto l'Ajax trova il gol, grande passaggio di Ziyech, gran bel gol di Van de Beek, straordinario centrocampista giovane di prospettiva, secondo me un giocatore molto interessante. La partita finisce 0-1, Ajax in vantaggio, staremo a vedere. Arriviamo così alla partita del mercoledì, 1 maggio, quella tra Barcellona e Liverpool, ben altro risultato. Vi lascio le schede. Barcellona quest'oggi con assenze piuttosto importanti, specialmente nel reparto difensivo. 4-3-3, in porta Ter Stegen, in difesa sulla sinistra Jordi Alba, sulla destra Roberto, coppia centrale di difesa Lenglet Piqué, a centrocampo Arturo Vidal, Busquets, Rakitic, in avanti i soliti Coutinho, Suarez, Messi, autore quest'oggi di una splendida doppietta. Liverpool schierato a specchio, 4-3-3, in porta Alisson, coppia centrale di difesa Matip, Van Dijk, sulla destra Gomez, sulla sinistra Robertson, a centrocampo Fabinho, centrale Miller, sulla destra, sulla sinistra Keita, in avanti Wijnaldum, Mané, Salah. Cosa è successo? Partita piuttosto elettrizzante, vero calcio, si è respirato football dal primo minuto. Statistiche più o meno simili, Barcellona che vince 3-0, 3 gol che però non ci stanno, Liverpool che gioca benissimo, gran bel calcio, 11 tiri per il Barça, 5 in porta, 14 tiri per gli ospiti, 3 nello specchio di porta.
Se uno guardasse solamente il risultato e non avesse visto la partita, sembrerebbe una gara dominata completamente dai catalani. Invece, chi ha visto la partita sa benissimo che il Liverpool è stato sfortunato, ha giocato una signora partita, Liverpool che poteva fare benissimo un paio di gol. Il Barcellona porta a casa la vittoria grazie alle sue stelle, alla sua qualità offensiva. Salgono in cattedra Suarez e Messi. Grande partita dell'argentino. Suarez porta in vantaggio i catalani al minuto 26 del primo tempo. Assist di Jordi Alba. Approfitta anche qui di un errore degli ospiti. Un errore difensivo clamoroso. Ne approfitta l'attaccante uruguaiano che la butta dentro. Al minuto 75 del secondo tempo ci pensa il numero 10 argentino. Decide di vincere la partita, assist di Suarez, era più che altro un tiro, ne approfitta Messi che la butta dentro facile facile, un tiro docile, accompagna praticamente il pallone in rete. Il terzo gol arriva sul finale di gara, gran bella punizione da Cineteca, minuto 82, andatevi a guardare questo gol. Un calcio da fermo stupendo, secondo me una delle punizioni più belle degli ultimi anni. Un Barcellona cinico, concreto, meno spettacolare. Gran bel Liverpool. Vedremo nella partita di ritorno se i catalani riusciranno a raggiungere la finale o se ci sarà la rimonta del Liverpool. Per quest'oggi è tutto. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi su Twitter, Instagram e Telegram. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi qui sotto al mio canale. Lasciatemi anche un bel commento, io risponderò come sempre a tutti quanti voi. Ci si vede al prossimo video. Alla prossima, ragazzi. Big up and bless.